Professor Weiler, che cos'è la giustizia? Sembra che tanti studiosi ne dicano cose diverse, e nella società civile spesso si sbandiera la giustizia per giustificare soluzioni tra loro molto diverse. È possibile dare un contenuto alla giustizia nel mondo globalizzato e multietnico, dove convivono visioni del mondo e valori diversi? Allora, per me la narrativa fondamentale si trova nella Bibbia, nel libro di Genesi, capitolo 17. In questo capitolo Dio dice due cose all'Abramo che per me costituiscono la rivoluzione della giustizia, del pensiero, della civilizzazione occidentale. In paragone, per esempio, con l'antichità greca, eccetera. Allora, Dio dice due cose che sono tutte e due importanti. Dice, Dio ha deciso di distruggere Sodoma e Gomorra. E la prima cosa che dice, perché devo nascondere questo progetto dell'Abramo, che gli ho scelto di insegnare tutti come andare in una maniera giusta, seguendo la volontà del Dio. Sembra una cosa molto semplice, ma una osservazione molto profonda nella concezione della giustizia nella nostra civilizzazione. Perché infatti Dio mai prima non ha istruito Abramo che cos'è la giustizia. Dicendo ho scelto Abramo per insegnare tutti, significa che aver creato l'uomo come uomo che ragiona, che Abramo può trovare da sé, ragionando, le norme della giustizia, i valori della giustizia. Cioè la giustizia è ragionata, non è rivelata. È ragionata. Non è che Dio ha rivelato ad Abramo. Secondo punto in questa narrativa fondamentale, rivoluzionare, è il momento copernicano della giustizia. Quando Dio annunciò ad Abramo: vado a distruggere Sodoma e Gomorra, Abramo non accetta e torna a Dio. E lo dice, cosa se troviamo in Sodoma e Gomorra 50 gente innocente? Vai a distruggere tutte le due città? E poi con una sentenza fondamentale, indimenticabile, dice: com'è possibile che il giudice di tutta la terra, tu Dio, non farà giustizia a te stesso? Cioè contesta Dio. Perché dico che questo è il momento copernicano nella nostra concezione della giustizia? Perché fino a questo punto, e per tanti anche oggi devo dire, se Dio lo dice, significa che è giusto. Invece Abramo rovescia e dice: se non è giusto, non può essere Dio. Cioè, Dio stesso è sommesso alla giustizia e se c'è una ingiustizia non può essere Dio. È una rivoluzione. Aver detto questo, è chiaro che se la giustizia viene determinata dalla ragione umana, saranno discussione, saranno contestazione, saranno concezione diversa. Che cos'è la giustizia in un momento particolare. Ma se posso io ora contestare la tua domanda, come ha fatto Abramo a Dio, allora mi permetto. Secondo me, il 99% dei casi non abbiamo una vera discussione che chiede la giustizia. Nella classe di filosofia morale si danno questi esempi,
interessanti, un treno con due binari, un binario il treno va a uccidere tua madre, l'altro binario va a uccidere 10 persone, cosa fai? Mandare il treno a uccidere tua madre, a uccidere 10... Ma quello è nella classe di filosofia morale. Nella vita reale che viviamo tutte noi, il 99% dei casi sappiamo tutti, come ha detto la Rochefoucauld, c'è questo piccolo ometto al tuo orecchio che ti dice tu sai quello che bisognerebbe fare in questo momento. Non discutiamo quello che richiede la giustizia. E il problema non è determinare che è la giustizia, ma praticarlo. Il problema di ingiustizia nel nostro mondo non è perché non sappiamo che chiede la giustizia, è perché non siamo al grado di praticarlo. Troviamo evasione, diamo la responsabilità agli altri, siamo egoistici, siamo avari, siamo ciechi, ma non è un problema epistemico il problema della giustizia, è un problema pratico. Di farlo. Parrebbe che angolature diverse, politica, etica, religione, filosofia, giurisprudenza, portino a conclusioni diverse circa il concetto di giustizia. C'è un denominatore comune tra queste discipline sul tema della giustizia? La giustizia è anche radicata nella storia e nei fatti contingenti. Darò un esempio. Se guardiamo ad esempio la Costituzione tedesca, garantisce la libertà di espressione. Guardiamo la Costituzione americana, garantisce la libertà di espressione. Poi prendiamo due fatti che sembrano simili. Una marcia dei neonazisti con la bandiera nazista, eccetera. E in un famoso caso negli Stati Uniti, famosa sentenza Skokie della Corte Suprema americana, hanno al nome della libertà di espressione hanno garantito il diritto di questi neonazisti di fare la loro manifestazione in un quartiere dei sopravviventi ebrei, perché la libertà di espressione è non di proteggere l'espressione che ti piace, ma l'espressione che non ti piace. In Germania, in simile situazione, questi qui sarebbero trovati in galera prima di cominciare anche un passo. Ma tutti capiamo che c'è un contesto storico contingente che spiega da una parte l'atteggiamento americano e che spiega da una parte l'atteggiamento tedesco e non si può dire perché il risultato è diverso, che una è giusta e una non è giusta. È giusta per la situazione storica tedesca, è giusta per la situazione storica americana. Allora, la prima osservazione è che la giustizia è anche radicata nei contesti storici particolari. La seconda cosa, non vorrei, come la premessa della domanda, di mettere su un, come si dice, pedestal, un Piedistallo. pedestallo. L'idea che la giustizia deve essere la stessa in tutte le situazioni, per tutte le persone, eccetera. La variazione nella concezione della giustizia, anche questa fa parte della ricchezza della condizione umana. Non amiamo nella stessa maniera, non mangiamo nella stessa maniera, le nostre poesie non sono le stesse poesie. E anche le nostre condizioni di giustizia non devono essere sempre uguali. Se crediamo in un'umanità che privilegia anche le differenze, la particolarità culturale, l'identità diverse dei popoli diversi, dobbiamo accettare che siano anche diverse concezioni della giustizia e non necessariamente pensare che questa diminuisce il valore della giustizia. Aver detto questo, se dobbiamo trovare una cosa che unisce tutte le nozioni della giustizia, c'è la versione laica e la versione religiosa. La versione laica è dicendo è la dignità umana,
in fondo la dignità umana non è indivisibile e che tutte le norme devono rispettare in fondo la dignità umana. La versione religiosa è dire che tutti, uomini e donne, come dice il Genesi, siamo creati nell'immagine del Dio. E se siamo tutti creati nell'immagine di Dio, in un certo senso essenziale, siamo tutti uguali nel questa dignità di essere creati nell'immagine di Dio. Quello è il fondo che unisce tutte le concezioni di giustizia. Però possono essere manifestazioni diverse e quello non mi scandalizza. Com'è possibile coniugare l'idea di diritti universali con le differenze che riscontriamo nelle diverse comunità, nei diversi stati e nelle diverse culture? Ci sono alcuni. Non dobbiamo espanderli. Ma ad esempio non torturare. Non accetto che sia una cultura che dice ma da noi torturare non è una violazione dei diritti fondamentali della giustizia. E secondo me anche l'eguaglianza fra uomo e donne deve appartenere a questo noccio duro dei diritti fondamentali che sono universali. Perché in tutta la storia, in tutta cultura, le donne è stata discriminata. Allora la discriminazione della donna è universale e perciò anche l'eguaglianza, la norma di eguaglianza deve essere universale. Però non vorrei allargare questo notch duro universale perché anche c'è grande valore di accettare la diversità di civilizzazione e di culture diverse. Ci sono delle realizzazioni storiche riuscite di società giuste, a suo parere? Se sì, che insegnamento possiamo trarne? Se no, significa che la giustizia è un ideale irrealizzabile? Sì. Prima la giustizia è come la democrazia. La democrazia completa non è realizzabile. Tutte le nostre democrazie sono difettose, però le alternative sono peggiori. Allora dobbiamo, come Sisyphus, siamo condannati a cercare di perfezionare le nostre democrazie, pur sapendo che arrivare a una democrazia perfetta non arriviamo, solo alla classe di Saint Jürgen Habermas. E la stessa con la giustizia. La giustizia perfetta non si arriva mai. E siamo condannati a cercare di perfezionare non soltanto nostro, come ho detto prima, nostra nozione della giustizia, ma praticare la giustizia, realizzare la giustizia, pur sapendo che siamo condannati di essere nati, vivere e morire e vedere ingiustizia in nostri intorni. Anche questo non mi demoralizza, non mi demoralizza. Siamo stati cacciati via dal paradiso. Che bello, che vita noiosa paradiso. Qual è il contributo originale della cultura ebraica nel delineare il concetto di giustizia? La contribuzione ebraica è ampia, ho già detto. E quella storia fondamentale è la rivoluzione copernicana che dice se Dio, prima si diceva se Dio lo dice significa che è giusto e è stato Abramo a dire no, se non è giusto significa che non è Dio, lo stesso Dio è sommesso alla giustizia. E poi il scetticismo nella condizione umana degli ebrei e perciò la legge, la giustizia secondo la legge. Cioè non si fida alla intuizione, non si fide che la gente da sé faranno giustizia. E allora ci vuole la legge. Al cuore di qualsiasi sistema di giustizia si trova la legge, è il regno della legge. E poi una cosa dimenticata, ma secondo me molto importante, una contribuzione della tradizione ebraica. Andiamo al libro di Leviticus.
mi pare il capitolo 18, il capitolo dove si trova amate vostro vicino come voi stessi, è lì che si trova. Chi legge questo capitolo oggi sembra un manifesto socialdemocratico. Aiutare gli orfani, sostenere i poveri, è molto moderno. Con che differenza? Chi non si parla di diritti, si parla di doveri. Non è il diritto di non essere affamato, è il dovere di non lasciare persona di essere affamato. Cioè, la contribuzione ebraica alla cultura di giustizia è una cultura di doveri invece di cultura di diritti. E purtroppo, secondo me, questa grande lezione è stata dimenticata in nostra epoca. Quali sono i progressi che hanno fatti? Nella Bibbia c'erano schiavi, per esempio. Nella Bibbia la discriminazione femminile è quasi integrale. E ampliare, inserire nell'ambito della giustizia tutta l'umanità è il grande progresso che abbiamo visto durante i secoli. Quindi questo senso di giustizia dell'uomo non è mai mutato o è soggetto ad un'evoluzione? Anche il più orrende persona, il vero male, il vero cattivo, sa di esserlo. Non può scappare di questa sapienza. Anche se riesce, se diventa potente e ricco dentro di sé, sa di essere, e questa sapienza fa parte della condizione umana. Davanti alle situazioni di ingiustizia, di iniquità sociale, di oppressione, di schiavizzazione dei deboli, noi che viviamo nella parte ricca del mondo, perché ci dovremmo interessare degli altri? Questa è una domanda che bisognerebbe fare alla gente, non al liceo, ma ai genitori. Tu puoi guardare negli occhi dei tuoi figli se c'è ingiustizia accanto a te e tu fai nulla? Boh, io non potrei guardare negli occhi dei miei figli, ce ne ho 5. È la ipocrisia più totale dire credo nella giustizia e fare nulla. Ah, siamo lontani. Chi dice credo nella giustizia? E poi dice, ma quello è lontano, quelli sono gli altri, quelli non c'entrano. È un autoinganno. Possiamo vivere senza giustizia, ma sappiamo che viviamo senza giustizia. Non possiamo guardare nello specchio senza giustizia. Nella cultura dominante oggi sembra, da una parte, dominare il relativismo per cui giusto è ciò che pare a me. Dall'altra sembrano affermarsi ideologie fondamentaliste, per cui la giustizia, magari fondata teologicamente, si deve affermare anche con la forza e con la brutalità. Che cosa può dire e fare il filosofo o il giurista davanti a questa situazione? È un relativismo finto, perché come ho detto prima, il 99% dei casi condividiamo quello che è giusto e non è giusto. Possiamo razionalizzare il nostro comportamento di maiale, ma sappiamo di essere maiale. Allora il relativismo è un relativismo finta. È una maschera per nasconderci di sapere che non facciamo il nostro dovere vis-à-vis la giustizia. L'altro lato della domanda, anche finalmente la Chiesa Cattolica ha accettato che lo stato confessionale è un'aberrazione, di forzare la gente di seguire la parola di Dio è una contraddizione ontologica, e che Dio stesso guarda con aberrazione. E in questo senso il filosofo deve infatti insegnare il kantianismo. Secondo lei, quali sono altri pensatori, giuristi, filosofi che hanno segnato incisivamente, dopo Abramo, il sistema della giustizia?
Socrate e Gesù sono i due più grandi. Dopo di loro tutto è commentario. Perché un'esigenza così profonda nell'uomo, come quella della giustizia, viene ripetutamente violata nella vita privata e nella vita politica, sociale, economica, dei popoli di oggi e della storia? Che cosa risponderebbe all'eterna obiezione di Trasimaco, che nel libro primo della Repubblica di Platone dice che in fondo la giustizia è il diritto del più forte? Non sembra così anche oggi? No, una scemenza totale. Il più forte può imporre la sua forza, ottenere i suoi desideri con la forza, ma nessuno non lo chiama giustizia. La giustizia è proprio a dire quello regna con la forza, però non con la giustizia. Affermare che non siamo, che il nostro mondo reale non otteniamo mai condizioni di giustizia perfetta, abbiamo già detto, però quello non elimina prima nostro dovere di identificare la ingiustizia e la seconda di lottare contro. Ma la giustizia, il diritto del chi ha potere è una scemenza. Chi ha potere può imporre sua volontà. Ma volendo non può imporre la giustizia perché quello che impone non è giustizia. Quella è la bella di giustizia, non dipende dalla determinazione. Se, ho detto, torniamo, finiamo tornando all'Abramo. Lo stesso Dio, onnipotente, giusto? Più potente di Dio non c'è per definizione onnipotente. E Abramo dice a quel Dio onnipotente, il giudice di tutta la terra non farà lui stesso giustizia? È esattamente il contrario, la nozione contraria a quello di Platone. Quindi tra ragione, libertà e giustizia c'è un nesso? Secondo me sono quasi ontologicamente simile, non si può pensare giustizia senza pensare libertà, non si può. Sono tre nozioni che vengono insieme, sono una moneta con tre lati, no? Non con due lati. I nostri studenti dovranno lavorare sul tema, radici, condizioni ed espressioni della giustizia. Che consiglio può dare in vista della loro ricerca? Allora, consiglio due libri famosi, ma darò un'indicazione di lettura. Perché un giorno qualcuno mi ha detto quali due libri che hanno più influenzato la tua sensibilità etica morale. Ho detto Camus, Albert Camus. Allora, c'è L'étranger e poi c'è La peste. Bisognerebbe leggere lo straniero come una domanda che pone un problema. Leggere questo piccolo libro e chiedersi qual è il problema che questo libro pone. E poi leggere La peste come la risposta. In che maniera La peste dà risposta al dilemma morale etico di giustizia che pone lo straniero? Quello è il mio consiglio.